In ritardo! Ok. Raga, è buona. Ciao Marti! E ovviamente mi sono presa malissimo. Salve, benvenuti in una nuova settimana. In realtà sta finendo, però. Allora, dove eravamo rimasti? Chi c'è? Ok. Qua c'è un po' un casino, qui ho appena finito di registrare un video per Millennial Bug, la mia rubrica su Screenword, nel caso vi lascio il link qui sotto. Mi hanno chiamato quelli dell'escape room per dirmi che sono pronti per farmi firmare il contratto. Dai. Quindi vuol dire che le mie prove, i giorni di prova sono andati bene e nulla, quindi dovrò andare domani a fare questa cosa. E oggi stavo finendo delle robe di lavoro, però mi sono veramente, raga, cioè non... troppi problemi tecnici ultimamente, sono un po' piena. Ma non importa, e nel frattempo che aspetto che si sblocchi tutta sta roba qua del computer, volevo fare un banana bread, perché ho delle banane che stanno per lasciarci, quindi piuttosto che buttarle ho pensato, faccio il banana bread, dato che ultimamente a colazione non so mai cosa mangiare, quindi... facciamo questo. Scusate. Scusate, guardo sempre dove non dovrei. Non fa niente. Eccoci in cucina. Ci saranno un sacco di rumori sottofondo perché c'è pure aspirapolvere che sta andando. Ma vabbè. Qua mi sono preparata un po' tutto. Seguirò una ricetta di cucina botanica che vi lascerò in descrizione. Anche se non la seguirò proprio. Cioè, mi inventerò un po' di cose. Ok, infornato il banana bread e adesso torno al lavoro. Buongiorno. Allora, oggi la giornata è iniziata molto presto, almeno per i miei standard, perché mi sono svegliata intorno alle 4, dovevo accompagnare una persona in aeroporto, quindi... E tra l'altro non sono neanche riuscita a dormire perché dovevo guidare. Non so se ne ho mai parlato qua sul canale, probabilmente sì, cioè probabilmente l'ho raccontato a volo, oppure su Instagram, non lo so. Comunque, oddio, c'è ancora sto coso, devo portarlo fuori, scusate. Io ho super paura di guidare. Sono riuscita a prendere la patente nel 2021, dopo insomma averci provato a 18 anni, ma è stato tragico, quindi vabbè, ci ho riprovato un bel po' dopo. E comunque, nonostante io abbia preso la patente, comunque ancora adesso... sono molto molto insicura alla guida, soprattutto a Milano, perché c'è da dire che quando torno a casa dei miei in Sardegna sono molto più tranquilla, ma secondo me è perché, scusate, continuo a guardare sempre là, dov'è? Secondo me è perché conosco le strade, cioè comunque sono le strade che ho sempre fatto tutta la mia vita, cioè che non ho fatto io, guidavano gli altri, però le conosco a memoria. In Sardegna abito in un paesino minuscolo, ok? Non c'è traffico. A volte sono veramente strade di campagna dove passo io e due trattori. Non ho chissà quale ansia, però qui ho molta paura, soprattutto in autostrada perché ci sono i tir, le persone che vanno tipo a 180, che ti sfrecciano di fianco oppure ti sfanalano, ti sorpassano da destra. Ok, che la gente è pazza, cioè poi a Milano sono molto cattivi, tutti vanno di fretta e ti mettono ansia anche se non ce ne sarebbe bisogno. Quindi io, conscia del fatto che mi dovevo svegliare alle 4 per andare in aeroporto, comunque non ho dormito perché ero tipo, devo guidare, oddio, devo guidare, che cosa succederà? Sicuramente avrò un incidente, sicuramente sarò, cioè il mio cervello proprio era già là che mi stavo già preparando il funerale, capito? Però ce l'ho fatta, sono tornata a casa, sana e salva e niente, adesso in realtà devo andare a fare un minimo di spesa perché... stasera ho il turno all'escape room, dovrei anche finire delle altre cose di lavoro, ma non so se ce la farò. Questa cosa delle 4 mi ha un attimo anche destabilizzata perché poi ho cercato di dormire un pochino appena tornata, ma
cioè, ho tipo dormito male, quindi vabbè. Ho tutta tipo la giornata un po' sfasata. E so che c'è gente che tipo fa i turni di notte che dirà: questa cretina. Lo so, ragazzi, ma io non sono abituata, ok? Tra l'altro sono abituata a dormire molto presto, a svegliarmi relativamente presto. Sono un'anziana, ok? Se mi togliete i miei ritmi, non funziono più. E niente, quindi vado al supermercato e poi uscirò e andrò al lavoro. Ok, ho sistemato la spesa, siete dentro il mio armadio, wow. E ora devo cambiarmi perché devo andare in palestra. Yuppie. Solo che dopo, quando rientro, non ho tantissimo tempo prima di dover attaccare al lavoro, quindi mi sono tipo già preparata tutto per fare la pasta. Cioè, ho messo già tutto, devo solo accenderla appena arrivo. Speriamo funzioni questo trucco. Speriamo di fare in tempo. Non so perché, ma oggi è proprio così. Tutto veloce, random. Vabbè. Speriamo almeno di rilassarci in palestra. Oggi ho yoga. Quindi, boh, magari mi do una calmata. Mi sono fatta una pasta al volo, infatti l'avevo già messa in pentola e se n'è anche già un po' ammollata, anche se l'acqua era fredda. Vabbè, però è normale perché sta in ammollo. E niente, quindi adesso mangio, poi mi preparo per andare all'escape room. In realtà ho poco tempo, però cioè, ho almeno il tempo di mangiare, questa è una gran cosa. Alla fine yoga è stato bello, rilassante, tranne che ogni tanto, e questa è una cosa che ancora adesso, nonostante sia passato tanto tempo, quest'anno saranno 2 anni dal mio intervento, secondo intervento al cuore, ogni tanto ho questi momenti così quando, non lo so, non mi capita sempre, dipende, oggi mi ha preso così, però soprattutto nello yoga ci sono dei momenti in cui si fa riferimento al cuore, alle cose, tipo, non lo so, oggi per esempio stavo spiegando una roba del diaframma che aiuta il cuore a far qualcosa, non lo so. E ovviamente mi sono presa malissimo, mi stava venendo da piangere lì, però mi sono trattenuta. Più che altro perché mi sarei sentita a disagio, non c'è niente di male in realtà a prendersi male o piangere in queste cose, cioè nel senso non ci sarebbe stato niente di male, ma mi sarei sentita ancora più a disagio, quindi ho cercato di trattenermi e quindi poi mi sono distratta, ho pensato a fare gli esercizi, eccetera. Però ecco, ogni tanto mi capita questa cosa che se ci sono dei riferimenti a cose che riguardano il cuore, un attimo mi destabilizzo. All'inizio erano costanti, cioè qualsiasi cosa mi metteva ansia. Ho avuto un serio attacco di panico, ma veramente brutto, andando al cinema a vedere l'ultimo film dei Guardiani della Galassia, che non, poi non ho ancora recuperato e non penso lo farò mai. Però in generale, ecco, non è stato facile. Adesso è molto meglio, capita solo ogni tanto, quindi gran progresso. Eccomi qui, outfit of the day. In realtà molto basic, ho un maglioncino e dei jeans comodi. No, non starò con queste ciabattine. E nulla, mi metto le scarpe. Ma do qua i capelli. Non so mai come. Forse li lascio sciolti direttamente. E niente, quindi mi metto le scarpe e vado. Ehi. Ok, si vedrà malissimo e forse si sentirà anche malissimo. Sono uscita poco fa, per fortuna. Per fortuna non ho finito tardi, avevo un po' ansia di finire tardi, invece no, e sono contenta perché così posso tornare a casa, mangiarmi la mia pizza e mettermi a leggere, proprio gioie. Rieccomi, devo infornare la pizza, ho preso questa, Ital Pizza, da sempre, per sempre, è la mia marca preferita di pizze surgelate. Volevo provare questa marinara perché ho comprato il Vuna e quindi ce lo metto sopra, così. Questa ispirazione. Sono un po' stanchina, quindi penso mangerò la mia pizza, mi guarderò magari un film. Oppure no, mi metto a leggere in realtà. Però mi andava di vedere un film, non lo so. Nel frattempo, mentre rientravo, stavo ascoltando l'ultimo libro della serie. Oh, oddio, questa luce. Stavo sentendo l'ultimo libro della serie delle Come uccidono le brave ragazze. Oddio, sti capelli. Vabbè, mi metto qua che c'è una luce più decente. Mi stanno piacendo tanto sti libri. Avevo letto, cioè ascoltato l'audiolibro l'anno scorso, del primo della saga. E mi è piaciuto tanto. Cioè, carino, nel senso, adesso, non la lettura della mia vita, però un mood un po' Pretty Little Liars, un po' Riverdale, mi aveva intrattenuta. Di recente una mia amica mi ha consigliato vivamente di ascoltare il secondo, perché mi diceva: no, il secondo è assurdo, è assurdo. Infatti l'ho sentito ed è effettivamente assurdo e mi è piaciuto tanto anche quello. E adesso sto ascoltando il terzo, che ho visto non è piaciuto quasi a nessuno, perché sarebbe la conclusione, insomma, della
della saga, intanto c'è Gino che viene a farci compagnia. E vi dirò, per il momento mi sta piacendo anche questo terzo, è sempre la stessa roba, però ci sta. Cioè, è un po' quel mood appunto, Riverdale, Pretty Little Liars. Mi piace, un sottofondo interessante. Raga! Raga! Cioè, Zayn ha fatto Hot Ones, cioè lui non fa mai interviste, vi giuro. Sto piangendo. Raga, cioè io non ci credo. È un... Ok, Harry Styles, quello che volete, resterà sempre il prefe di tutte. Ma mi dispiace, io sarò sempre una Niall and Zayn girl. Anche se quando ero piccolina, effettivamente One Direction non li ascoltavo così tanto. Mi piacevano tre canzoni, ok? Ma poi mi sono convertita, ok? Mi sono rinsavita. E quindi Niall e Zayn, i miei bimbi. Raga, allora, secondo me è un bel aspetto. Appena uscita dal forno, ci ho messo, come vi dicevo, il Vuna. Questa marinara non l'avevo mai provata, perché la Ital Pizza la mangiavo secoli fa, quando ancora non ero vegana ma solo vegetariana, e mi piaceva tanto. La marinara appunto non l'ho mai provata, ma mi fido di Ital Pizza. Raga, è buona. Molto. Approvatissima. Cioè, è buonissima. Anche se non ci fosse stato il Vuna, buona. E per una marinara è difficile essere così buona. Finita la pizza, mi sono messa sul divano, lavata e profumata, cioccolato, buonissimo. Questo della Navi mi piace tanto, con le nocciole, troppo buono. E lui, forse oggi riesco a finirlo. Non sono pronta alla fine di questo libro, mi mancherà tantissimo. Però ce ne sono altri due di Emily Henry che non ho ancora letto, e un altro che uscirà, in realtà dovrebbe uscire ad aprile, ma penso solo in UK e Stati Uniti forse. Mi devo informare. Comunque, ne uscirà un altro. Quindi abbiamo ancora altri tre libri all'orizzonte di Emily Henry. Non vedo l'ora. Buongiorno. Oggi è domenica, ho dormito malissimo. Ieri sera, Gesù, ho avuto un problema con la metro, ho rischiato di perdere l'ultima metro, sono tornata a casa tipo tardissimo. Ignoreremo il problema. Quindi veramente ho dormito molto poco. Sono molto stanca, però insomma devo sistemare casa assolutamente, perché tra qualche ora arriva Martina e insieme andremo alla disco Taylor. Io direi che iniziamo a pulire, ma ottima cosa, perché ne approfitto per finire finalmente l'ultimo capitolo del Come uccidono le brave ragazze. Sono circa a metà dell'audiolibro, quindi secondo me è il tempo di pulire casa e ho finito. Iniziamo a vloggare con il mio collega Creed. Ciao Marti. Allora, stiamo andando alla disco Taylor, come si potrebbe intuire dai nostri glitter. Mi sono ricordata di avere questi orecchini fantastici a forma di serpente, quindi Reputation. Noi speriamo in Reputation Taylor Version con tutte noi stesse. Madonna, questa è la verità. È vero. Facciamo vedere gli outfit, allora. Siamo un cappottone della nonna. Top. Super. Bello, camicetta un po' simmetrica, un po' yeah. Jeans, perché siamo comunque jeans e la bustina di Vivian. Questa è la protagonista, sono tutto un po' nana. Yes, ma senza relazioni tossiche. Ci proviamo. Invece come mi sono messa sempre il solito vestito, l'unico che ho, questa giacca di pelle, i soliti stivali e un botto di glitter. E poi c'è un gatto. Ma perché? Perché? In ritardo! Ah! Ce la stiamo facendo. Scusate per il momento SMR.